tutti ragazzi e bentornati su un episodio della Road to Rank. Siamo qui oggi con un nuovo team, come vedete da qua sotto. In realtà non è cambiato moltissimo, nel senso che al posto di Salamence c'è un Gengar e basta. No, in realtà è cambiato qualcosina, è cambiato Groudon, è cambiato Kangaskhan, è leggermente diverso. E poi vabbè, abbiamo Gengar. Abbiamo cambiato anche Groudon, è fisico, adesso non è più speciale. Dopo che ci l'hanno dato in live l'altra volta, siamo piuttosto bassi con rating e cercherei di salire. Questo è un team di un nostro Patreon che si è appena aggiunto e che volevo provare perché non ho ancora provato in questo metagame Mega Gengar. E allora ho detto, perché non provarlo con un team di un nostro Patreon? E allora ho detto, vabbè dai, proviamolo. E mi sono messo, ho tirato giù qualche cosina dal suo team che non mi piaceva. Eccoci qua con il nuovo team. Quindi bom. Se voi siete Patreon, oltretutto, se cliccate qua sotto e andate sulla nostra pagina, abbiamo pubblicato adesso il paste bin del team, se volete provarlo o se volete gennarlo su cartucce per provarlo anche sul Battlespot. Mentre qui troviamo un giapponese 1585 dal Giappone, Tokushima. Vedete che abbiamo qualche trick comunque. Allora, questo è un Gravity. Questo è un Gravity. Gravity tutto, Gravity P-Blades, Gravity Hypnosi, Gravity Aiuto. Ok. Qui mi sa che la lead Xerneas Kangaskhan è abbastanza obbligatoria perché ferma praticamente quasi tutto il suo team, potendo fake outare quello che deve attaccare. Se il set Gravity è un altro, io posso comunque fare fake out e setappare. Una volta setappato dovrei poter attaccare abbastanza tranquillamente. Vediamo. Mi sa che qui stiamo sul Big Six come al solito. Talonflame non è male qua e porterei Groudon, perché se mi setta Gravity posso fare P-Blades gratis. Mi spiace di non portare Gengar, ma in questo matchup non ha molto senso, anche perché non ha... è più un anti-Xerneas, diciamo, questo Gengar. Oltre al fatto che ha, tipo, vabbè, qualche cosina per Salamence o roba del genere, in caso di emergenze, diciamo, ha qualche tech per difendersi bene. Allora, vediamo un po'. Ok, Gravity P-Blades, va bene. E Gravity P-Blades, Gravity... Blizzard. Ok, allora chiudo mie scarf, come vedete. Quindi io faccio geocontrollo. Oddio. Allora, se è intelligente, va per il taunt su Xerneas. Quindi cosa vorrei fare? Potremmo anche fare forza lunare più bruciapelo. Siccome quel Kyurem Scarfa rimane dentro, vediamo. Potrebbe anche avere fake out su... come si chiama? Su Sablai. Ok, allora il fake out va. Speriamo non metta Gravity. Cioè speriamo... ok, ce l'ha fake out, ok. Ok. Va bene, adesso fa Gravity Pim. Gravity Codo. Geocontrollo e Power Up Punch. Sì. Allora, sto giocando con un Kangaskhan che ha, come si dice, è un set un pochettino più bulky per reggere il low kick. Ok, Bora, dovrei tenerla. Ok, non mi frizzare. Ok, buona. Ok, dovremmo essere in una buona posizione adesso, in realtà. Buona lì. Allora, dicevo, sto giocando un pochino più bulky con ritorno e power punch, invece che double edge low kick, in modo tale da potermi setappare e poi essere un problema per tutta la sua squadra. Adesso siamo in un'ottima posizione. Bisogna stare sempre attenti perché... potrebbe semplicemente fare quash. Però io potrei fare Magibrillio più Sucker Punch, in modo tale da poterlo bloccare, diciamo.
In modo tale che se switcha Xerna si becca un Dazzling Gleam in faccia. Ok, va bene. Non ha neanche provato. Va giù. Proprio sicuro. Ottimo. E Magibrillo dovrebbe tirar giù. Questo perché single target. Ha fatto squintone. Voleva farmi fesso invece. Boom. Va giù. Crit. Non che serva. Comunque, come dicevo, siccome ieri... siccome ieri non ci sono stati upload, oggi vedete due lotte e non una, visto che questa sembra che stia andando molto, molto più veloce. Ok, questa è Whimsicott, va bene. Vediamo, non è ancora in realtà vinta, perché ho Talon... No, vabbè, con Talonflame dietro dovrei comunque riuscire... Allora, qui io farei Dazzling Gleam, cioè Magibrillio, e poi farei o Sucker Punch su Groudon, perché so che mi farà meno d'erba su Kangaskhan con il Whimsicott. Quindi io prevedo che questo attacchi e quindi cerchiamo di tirarlo. Ah già! È vero che Prankster ha fatto Sword Dance? Ok, va bene. Ok, ho avuto culo, qui ho sbagliato io. Mi ero dimenticato che Melo d'Erba, avendo Prankster lui, è un po' un problema la cosa. Continuerò a fare così, Sucker Punch più coso e devo... Per forza. Se è intelligente fammelo d'erba sul mio Xerneas, mi fotte altamente, ma... Ok. Ok, l'ha fatto su. No, l'ha fatto su. È stato stupido, va bene. E anche perché poi adesso gli finisce uno la Gravity, brucia un turno di Sleep. Qui devo attaccare con Groudon. Sì, voleva avere qualche chance. Perché adesso va giù. E devo farmi... addormentarmi Xerneas. È stato un brutto misplay io, ma per fortuna è stato stupido anche il mio avversario, non ci ha pensato, quindi boh, bene per me. E buona, qui faccio Moonblast e dovrei aver vinto. Più Sucker Punch in caso si svegli Kangaskhan. Che Kangaskhan dorme e va bene. Forza lunare, dovrebbe tirarlo giù. Un secondo. Ah, ecco, il microfono basso, ecco perché. Mi sembrava strano di avere troppo, troppo basso. Ok, ho tirato giù e abbiamo vinto la prima. Va bene. Acquittato. 3, sì, acquittato. Ok, va bene, la vinta, prima la vinta. Incredibile. Comunque questo team non è male. È un Big Six praticamente, un pochettino scavato. Però in realtà io volevo togliere Talonflame da questo team e mettere qualcosa tipo Ferrothorn oppure Thundurus fisico, una roba del genere, in modo tale da poter avere un miglior matchup con Kyogre, perché qui insomma Kyogre non è che ce lo affrontiamo molto molto bene, anzi, e diciamo tutto si basa sul fatto che Kangaskhan riesca a mettere su un più 2 e poi tirar giù botte con Return, che ritorna più 2 lo tira giù Kyogre. Se non è proprio bulkissimo, però... Insomma... fake out, paura punch e poi return dovrebbe tirarlo giù. Nel frattempo becchiamo un avversario 1530 dal Giappone, Gifu. Con un team piuttosto interessante. Allora, Kangaskhan, Dialga, Xerneas, i doppio Gini, Alberto e Matteo. No, che basta. Massima battuta comunque. Landorus e Thundurus e Amoongus. Ok. Allora, qui lui se la vede parecchio male con il mio Groudon. E io direi che è una lead Groudon Gengar. A meno che non lead di Landorus, va bene. Se lead da Landorus, non mega evolvo Gengar. E switch dentro Talonflame. Sì, può andare. E poi Boxernias, ma... Però Kangaskhan, ma... Potrei portare Smeargle, perché ho il Whiteguard support, che non è male.
soprattutto contro il terremoto, appunto, vuole da solo, vuole. Ho capito che cos'è. È telepatia con Explosion. Ok. Fair enough. Va bene. Porto Smeargle. Xerneas mi sembrava il caso di portarlo. Finalmente vediamo il nostro Gengar in azione. Ah, che bello. Pam 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 pam. Ok, Landorus Undurus. Va bene. Vediamo un attimino se è Scarf. Ah già, è vero che non è che abbia molto da vedere se è Scarf o meno. Ok. Allora, se è Scarf abbiamo un problema. Mi aspetto che sia Band, però, dato il team. Perché adesso vi rivelerò la tech del team. Allora, questo Gengar non è la mia idea originale, chiaramente. Non è che lo sono molto originale. Switch dentro Talonflame. Ah, entro forza, ghiaccio. Potrei anche proteggere, però perché dovrei proteggere? Se è Scarf, comunque più veloce di me. Quindi, boh, andiamo. Per l'ignoranza. Ok, allora, dentro Talonflame. Non penso però avrà fatto una mossa di tipo elettro sullo slot di Groudon, quindi vediamo. Vediamo. Allora. Ah, proprio così a caso, Swagger, va bene. Ok, va bene, vediamo se parte Radiant Power Ice. E Scarf. Va bene, abbiamo perso. No, in realtà no. Perché con Smeargle non è che ci possa far molto. Però. Allora, io farei Tailwind e ago difesa. E poi comincio ad addormentare tutta la squadra. Va bene, torniamo in partita così, con Smeargle. Tra l'altro è rimasto dentro, quindi vuol dire che ha fatto terremoto. Va bene, Tailwind. Vediamo un po'. Ok, terremoto, ottimo, va bene. Ha fatto doppio attacco su Smeargle. Ti prego, non giù in velocità. Grazie, illusione. Ok, buona. Beamito. Buona così. Allora, fuoco carica. Su. Farei addirittura anticipo dar void, dai. Facciamo così. Ehi là. Volevi, farmi. Volevi farmi T-Wave. No, è chiaramente messo come una merda. Perché? Che culo. Come posso switcharlo adesso? C'ha l'illusione. Non ci ho neanche provato, ok, va bene. Ok, stavolta l'abbiamo beccato. Ok, sperando che non si svegli subito. Ah, attenzione, Cesto. Ok, T-Bolt. Ok, Lando dorme, il prossimo turno si sveglia.
sulla difesa, meno di difesa speciale, ok. Allora, io farei così, fuoco carica, e o switcherei, però non so se l'Andorus lo tiene in realtà. Fatemi fare un conto veloce. Ok, lagherà un secondo la cosa, ma... Allora... Purtroppo lagga mentre cerco le cose, ma vediamo se riesco a fare veloce. Lo apri, per favore. Ok. Quanto ho? 9 secondi, non ce la faccio. Vabbè, switch dentro Groudon. Non so se lo tiro giù, però ci provo. Non so se è stata una grande idea, anzi. Però dovrei essere ancora in Tailwind, quindi dovrei tirarlo giù. Nice, va bene. Va giù? Crit. Non lo so. Non so se effettivamente questo crit sia importato o meno. Vediamo. Minchia Talonflame. Ok, perfetto, posso rimettere il vento in coda. Ottimo. Lando. Sotto Arch Sun. Non a meno uno. Allora, Landoro. Non me lo fa vedere. Mannaggia lui. Questo è a meno uno. Ok, allora dovrei averlo tirato giù. Sì, lo tiro giù. Ok. Cosa ha messo in campo? Kangaskhan, ok. Anticipo. E Fire Punch. Ok, mi aspetto un fake out qua. Vediamo un po' se me la predicto bene. Fake out più tipo T-Bolt su Talonflame. Vediamo, Fake out, parato. Fuoco pugno. Siamo più veloci. Boom. Ok. Nice to know. Allora, quel Tundurus non ci tocca, quindi al momento io andrei addirittura per la Double Protect. Mago difesa e protezione. Perché il turno dopo possiamo sinceramente vedere se becchiamo un bel boost in speed. Cosa che piacerebbe vedere. Smeargle. Una volta preso il boost in speed, dovremmo averla vinta poi. Perché lui è obbligato a farci T-Wave. Noi possiamo fare... Potremmo vincerla, effettivamente, questa qua. Ok, Swagger su Smeargle. E Low Kick su Groudon. Su. Elusione! Va bene. Ok. Allora, Dark Void. E Rock Slide. Ok, è entrato Swagger su Smeargle. Giusto così, sinceramente. Non... Oddio, giochi Swagger, va bene, sei stronzo. Però è giusto anch'io, gioco Smeargle. Low Kick su Groudon. Ok. Crit, va bene, non importa. Boh, hanno beccato entrambi. Ok, è single target. Se non mi soppressi Pull Blades, o se il suo Groudon è più lento del mio... Allora. Ah, peccato si era attaccato. Vediamo un po'. Difesa su. Allora, siccome tanto andiamo in speed tie e non ho modo di... Se è veloce lo tiro giù con spade telluriche. Ah, ma è... Xerneas l'ultimo. Ok. Buono.
Allora, boh, vuoto tetro e protezione, siamo Sash. Vediamo. Non so se avrei dovuto attaccare. Oh, stiamo più veloci. Grande Smeargle, missa! Grande Smeargle. Allora, adesso c'è il mind game. Se lui fa Moonblast, posso fare tranquillamente Follow Me. Cosa che probabilmente farò. Velocità di Smeargle su. Sempre veloci. E allora direi voto tetro di nuovo. Fuoco pugno per non missare. Dai, Smeargle. L'ha messo! L'ha messo! Grande! Grande Smeargle! Grande Smeargle! Ok, basta. Questo episodio lo chiamo Grande Smeargle. Un'altra volta velocità. Va bene. Sì, a questo punto penso che lui debba fare per forza Moonblast per tirarmi giù, quindi Follow Me, fuoco pugno e GG. Vediamo, vediamo, vediamo. Dovrebbe essere la mossa giusta. Ok, va bene, dorme, abbiamo vinto. Non me la meritavo questa. Per niente. Per niente. Vabbè. Comunque va così a volte. Si scula con Moody. Moody è da bannare, ragazzi. Soprattutto in congiunzione con Dark Boy di Smeargle. Quindi, boh, bannate Moody per me. Niente, ragazzi. Allora, per questo episodio è tutto. Vi ringrazio per avervi visto. Se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un bel like. Scrivete qua sotto un commento se avete qualche suggerimento sul team. Se vorreste vedere qualcos'altro. Noi ci vediamo ad un prossimo video della Road to Rank, che sarà venerdì. Mentre domani uscirà un nuovo episodio della Eggloc. E boh, ringrazio Diego e ringrazio tutti i Patreon che ci sostengono sempre. E come al solito vi ricordo che potete trovare il team, se siete dei Patreon, qua sotto nella descrizione, sotto il link dove c'è Patreon. Ciao a tutti, ci vediamo ad un prossimo video. Shabbat a tutti!